Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, io oggi sono qui per presentarvi questo semplicissimo scaldacollo realizzato con questo filato. Allora, io ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Filati, linea Acchiappasogni. Allora, ho realizzato questo scaldacollo con un solo gomitolo, quindi un gomitolo da 100 grammi ed è 280 metri. La composizione di questo filato è 35% lana merinos, 35% acrilico e 30% poliestere. Va lavorato con l'uncinetto del 5,5-6. Allora, io ho lavorato questo scusate, scaldacollo con l'uncinetto del numero 5. Quindi ho lavorato tutto il mio scaldacollo con l'uncinetto del numero 5, però ho avviato le mie catenelle con l'uncinetto del 5 e mezzo per ottenere delle catenelle più morbide, perché nel primo giro, dopo che abbiamo fatto le catenelle, andremo a lavorare subito il punto puff. Quindi, lavorando il punto puff, la catenella seguente tende a stringere. A stringere, e quindi poi rischiamo di non vederla. E allora ho avviato le mie catenelle con l'uncinetto mezza misura più grande. Allora, questo filato, per chi diciamo vuole realizzare lo scaldacollo con il mio stesso filato, questo filato l'ho acquistato nella merceria di Giuseppe Coletti. E come sempre sotto al video nel box informazioni vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti e il numero di telefono. Ok, allora detto questo possiamo iniziare subito a realizzare il nostro scaldacollo. Io comunque, dato che lo scaldacollo già l'ho fatto, vi farò un campione con un altro filato, e comunque la lavorazione è quella. Allora, io per iniziare il mio scaldacollo ho iniziato con 88 catenelle, quindi ho preso la misura del mio collo, soprattutto della testa, perché deve entrare dalla testa. Comunque, ho preso la misura e poi, quando ho avviato le mie catenelle, diciamo, ho aggiunto ulteriori catenelle. Comunque, ho fatto un numero di catenelle, un numero pari, ecco perché lavoriamo su un multiplo di 2 catenelle. Ok, quindi adesso prendo il mio filato e iniziamo con la lavorazione. Ripeto, farò un campione. Comunque, la lavorazione poi è molto semplice ed è anche molto veloce. Infatti, io questo scaldacollo, scusate, dico coprifalle perché diciamo, dopo che l'ho fatto, che l'ho finito, mi sono resa conto che se aggiungevo ancora delle catenelle, sarebbe venuto fuori un bel coprifalle incrociato, anche perché questo scaldacollo non ha cuciture, quindi l'ho lavorato tutto così, però poi dà questo effetto incrociato, che poi adesso quando iniziamo il lavoro vi faccio vedere come si fa. Ok, fare il mio campione, ho avviato 50 catenelle che adesso vado a chiudere a cerchio con una maglia bassissima qui nella prima catenella iniziale. Quindi faccio la mia maglia bassissima così. Adesso faccio una catenella e allungo il punto, quindi rientro nella stessa maglia e faccio delle maglie allungate così, 1 2 3 è il primo punto che ho allungato, 4. Adesso chiudo, faccio una catenella, quindi salto una maglia e vado nella maglia seguente. Allora tiro un pochino il filo questo. Ok, quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro un punto puff. Quindi allungo le maglie, faccio 1 2 3
4. Chiudo tutte le maglie così, lascio 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo. Faccio una catenella per chiudere bene. Salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro ancora un punto puff, quindi allungo una maglia, 1, rientro, 2, 3, 4. Chiudo tutte le maglie, lascio 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo una catenella. E ripeto questa lavorazione per tutto il giro. Quindi faccio un punto puff, una catenella per chiudere bene, salto una maglia e nella maglia seguente lavoro ancora un punto puff. Catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente. E faccio ancora delle maglie allungate così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Punto puff, catenella, saltiamo una maglia, maglia seguente, punto puff, catenella, saltiamo una maglia, maglia seguente, punto puff. Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Alla fine del giro, quindi faccio il mio ultimo punto puff. Allora, scusate un attimo. Quindi 1, 2, 3 e 4. Una catenella. Quindi sono alla fine del giro. A questo punto non andiamo a chiudere il giro come facciamo di solito e chiudiamo con una maglia bassissima. Per fare, diciamo, l'effetto incrociato, dobbiamo girare il lavoro così, qui dove abbiamo iniziato con le catenelle, dove qui abbiamo il filo corto. E allora, qui metto un marcapunti, qui sul dritto del lavoro, metto un marcapunti sul primo punto puff. Quindi, ripeto, per ottenere l'effetto incrociato dobbiamo girare il lavoro, quindi giriamo, facciamo in questa maniera e lavoriamo senza chiudere il giro proprio qui. Al centro dei 2 punti puff dove abbiamo saltato la catenella di base. Quindi entro e faccio il mio punto puff 2 3 4 una catenella. Vado qui al centro dei 2 punti puff dove abbiamo saltato la maglia di base e lavoro il punto puff. Una catenella, vado qui al centro dei 2 punti puff e lavoro il mio punto, i miei punti allungati così, una catenella e vado avanti così per tutto il giro. 3 4 Adesso noi lavoriamo per tutto il giro e quando arriviamo alla fine ci ritroviamo poi di nuovo qui dove ho messo il marcapunti. Quindi adesso lavoriamo e poi vi faccio vedere come dobbiamo andare avanti. Va bene? Quindi lavoriamo quando siamo quasi alla fine del giro vi faccio vedere che noi torniamo di nuovo al punto di partenza dove ho il mio marcapunti.
sono arrivata alla fine del giro. Come potete vedere, facendo tutto il giro, sono arrivata al punto di partenza. Quindi noi abbiamo girato il lavoro e abbiamo lavorato qui nella parte dove abbiamo iniziato con le catenelle. Quindi facendo adesso tutto il giro, siamo tornate di nuovo qui dove ho il mio marcapunti. E adesso non chiudo il lavoro. Vado avanti, quindi ho fatto il mio punto puff e vado qui nella catenella di separazione e continuo a lavorare il mio punto puff. Quindi questa lavorazione non ha un inizio, non ha una fine. Dobbiamo lavorare sempre a giro fino all'altezza desiderata. Quindi io sono andata avanti per 35 centimetri. Voi, se volete, potete andare avanti 40-45, dipende da voi, diciamo come più vi aggrada. Ok, quindi la lavorazione è molto molto semplice, molto facile, però poi alla fine viene questo effetto così incrociato. Quindi noi in qualsiasi modo giriamo il nostro lavoro, risulta in questa maniera. Ok, quindi adesso andiamo avanti e non dobbiamo fare altro, dobbiamo solo continuare con il nostro punto puff. Poi il lavoro fa tutto da solo, noi non dobbiamo fare assolutamente niente. Quindi adesso io faccio un po' di giri e poi alla fine vi faccio vedere come fare un bordino, perché lasciarlo così non mi piace molto. Quindi poi alla fine facciamo un piccolo bordino, ok? Quindi faccio un po' di giro e poi ci ritroviamo. Allora, ho fatto un po' di giri, facciamo conto che sono arrivata alla misura, alla mia misura. Quindi io con il mio scaldacollo sono arrivata a 35 centimetri. Quindi facciamo finta che io sono arrivata alla mia misura. Adesso voglio fare un bordino. Faccio il bordino sempre con il punto puff, però in questa maniera. Allora, mi fermo in un punto qualsiasi perché tanto non c'è, ripeto, un inizio e una fine. Quindi vado qui nella catenella di separazione, faccio una maglia bassissima, una catenella e faccio un punto puff, una catenella, e qui nella catenella di separazione, nell'archetto seguente, faccio una maglia bassissima, così tiro su di nuovo il punto e faccio un punto puff. Chiudo, catenella, archetto seguente, maglia bassissima, una catenella, tiro su il punto e faccio il punto puff. Chiudo, vado qui nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassissima. Ecco, e così chiudo il mio scaldacollo. Quindi ve lo faccio rivedere: una catenella, tiro sul punto, faccio le mie maglie allungate. Ora qui, dato che ho un campione, una volta ne faccio tre, una volta ne faccio quattro di maglie allungate, comunque è solo come dimostrazione. Qui invece ne ho fatti tre, perché il filo è molto spesso, quindi tre punti allungati in una maglia vanno benissimo. Ok, quindi alla fine, poi quando fate tutto il giro, vi rendete conto che siete arrivate qui, perché questo è diverso dagli altri punti. Quindi arrivate qui, poi spezzate il filo e nascondete tutti i fili. Il filo quando abbiamo iniziato il lavoro e la fine, e il nostro scaldacollo poi è pronto. Quindi vedete, con la lavorazione che abbiamo fatto, che abbiamo girato il lavoro dalla parte sotto, ecco l'incrocio, poi
diciamo, l'incrocio poi è automatico. Quindi poi lavoriamo sempre a giro fino a raggiungere la misura che desideriamo. Non abbiamo cuciture, non abbiamo chiusure, non abbiamo inizio, non abbiamo la riga quando ad ogni infine giro iniziamo con la maglia bassa, con la maglia alta, non facciamo assolutamente niente. È un lavoro molto semplice che possono fare anche le più, diciamo, le principianti e quelle che hanno appena iniziato a lavorare all'uncinetto e fare un simpatico scaldacollo. Ok? Se andate, diciamo, se invece di 35 centimetri lo fate, che ne so, 40-45 centimetri, diciamo, viene più lungo, così potete fare sia come scaldacollo e anche come cappuccio. Va bene? Allora, il tutorial è durato pochissimo. Anche perché, come ripeto, la lavorazione è molto facile, quindi non c'è bisogno di tante spiegazioni. Spero che questo progettino è stato di vostro gradimento. E che dire, niente, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Un bacione a tutti, ciao!